Funzionino potenziali anomalie sui nastri, ma non credo che ne sia spiegata l'origine. Tutte queste informazioni sono state date ai magistrati, compreso il riferimento a presunte anomalie. Le anomalie sui nastri radar di cui parla la NATO. Un silenzio di diversi minuti. L'incidente è avvenuto 15 secondi prima delle ore 9 locali. Alle ore 9 era previsto per quel radar un'attività di esercitazione, per simulare, era prevista un'esercitazione Synadex. Allora, perché tra il 99 e il 100 ci sono questi 12 minuti di buco? Perché è stata inserita quella simulata e poi è stata tirata via quella simulata e su quella non c'è nessuna esercitazione. Quante coincidenze e quante prove che smentiscono l'ipotesi di una bomba a bordo ormai cancellata dalla Cassazione? Può un ordigno essere piazzato a bordo di un aereo che parte con 120 minuti di ritardo per un volo di soli 50 minuti da un terrorista che avrebbe dovuto agire mentre l'equipaggio era a bordo? Può questo ordigno distruggere una toilette di un metro quadrato e far collassare l'aereo senza lasciare alcun segno, visto che i pezzi recuperati sono tutti intatti? Quanta paura hanno i testimoni che non parlano o che vengono trovati morti suicidi spesso in ginocchio contro ogni naturale regola dell'istinto di sopravvivenza, oppure che ammettono e poi si contraddicono, come il comandante della Saratoga o l'ex capo stazione della CIA a Roma, che dicono tutto e il contrario di tutto nello spazio di soli due interrogatori. Crede che i piloti dei Phantom, degli F-4 impegnati quella sera nel combattimento, abbiano parlato fra loro o comunque con altri piloti o con altri membri dell'equipaggio della Saratoga al ritorno sulla nave? Non ricorda i nomi dei due piloti? Non ricordo chi erano i piloti. E non credo nemmeno che abbiano parlato con qualcuno. Se avessimo causato noi l'abbattimento dell'aereo italiano, non avrebbero mai parlato coi piloti di altri aerei via radio, non avrebbero detto nulla. Sarebbero tornati direttamente sulla nave e sarebbero andati dal loro ufficiale in comando, che sarebbe poi andato dal comandante dell'unità aerea. Poi si sarebbero incontrati tutti in sala riunioni, insieme al capitano, evitando in ogni modo che la notizia trapelasse. Quindi quando ha visto la registrazione dell'intervista nel programma 60 Minutes, ha ricordato tutto quello che è avvenuto quella sera del 27 giugno. Sì. Secondo lei come mai nessuno ha mai raccontato nulla per tutti questi anni, pur avendo partecipato alla missione sulla nave come lei? Credo che tutti sapessero che avevamo abbattuto i MiG. Tutto qui? E quelli che l'hanno visto semplicemente non se ne sono curati. Questo programma ha fatto il nome della portaerei. Posso solo dirle perché io ho deciso di non parlarne. Avevo paura. E gli altri avranno fatto altrettanto per lo stesso motivo. Per paura di essere zittiti, per continuare a vivere tranquilli, perché il governo non sconvolgesse le loro vite. Possono farti qualsiasi cosa, ammazzarti, o anche peggio. O forse non se ne sono curati affatti. Non so. Non so davvero per quale altro motivo nessuno abbia detto nulla. Posso dirle solo perché io ho deciso di non parlarne. E sono sicuro che quei piloti e chiunque abbia partecipato alla riunione di fine missione sulla nave siano stati pesantemente minacciati. Quindi hanno preferito non parlare. Ma ora non ha più paura? No. Perché? I'm too old to be afraid. Sono troppo vecchio per avere paura. Una volta temevo che il governo sguinzagliasse la CIA. Oggi non credo che la CIA possa ancora mordere. E anche se fosse, non la temo più. È passato tanto tempo. Non credo sia importante che lo vengano a sapere. Se ne staranno buoni senza dire nulla. Un'esercitazione radar proprio nel momento della caduta.
Una domanda. L'esercitazione SINADEX è una procedura che le stazioni radar della NATO effettuano regolarmente? Questa è una domanda a cui non posso rispondere. Ok. Insomma, mi dispiace. Non ci sono dettagli della misteriosa esercitazione. Tuttavia la NATO lascia alcuni indizi. La NATO ci ha detto che in quel punto, in quell'ora, in quell'area c'era un intenso traffico aereo che nasceva e in un certo senso, non usare la parola moriva, e che scompariva nel mare. E questo aveva fatto sì che la NATO deducesse chiaramente nella sua risposta che in quella zona era possibile, anzi probabile, più che probabile, la presenza di una portaerei. Però la NATO non dà un nome alla portaerei, non dice qual è la nazionalità della portaerei. Rosario Priore continua a fare ricerche. Scopre che al momento dell'incidente c'erano solo due portaerei nel Mediterraneo. La prima, l'americana USS Saratoga. Secondo il giornale di bordo era ancorata a Napoli quella sera. Non può aver fatto partire aerei da combattimento. Eppure il comandante, l'ammiraglio Flatley, è un importante testimone. Beh, lui, se ben ricordato, nell'immediatezza disse che dalla Saratoga si vedeva un intenso traffico aereo a sud di Napoli, un traffico che sicuramente lui non interpretava come traffico civile, perché il traffico a quell'ora, il traffico civile, è molto limitato nel Tirreno, ci sono solo i voli tra Roma e qualche altra città italiana, la Sicilia. Invece lui parlava proprio di intenso traffico a sud, verso sud, cioè verso Napoli e verso... No, da Napoli verso la Sicilia. Rimane la seconda portaerei presente nel Mediterraneo nel giugno del 1980, la francese Clemenceau. Dove si trovava la notte del tragico incidente? Nelle ricerche Priore si scontra contro un muro di silenzio. Gli unici che forse hanno tentennato, hanno tergiversato o addirittura non hanno risposto sono stati la Francia e la Libia. E i francesi in queste materie sono piuttosto restii a rispondere perché ritengono che le materie siano comunque coperte da un segreto militare, perché ritengono che domandare alcune cose possa costituire un attentato alla sovranità della Repubblica francese, e quindi non c'è stato mai un rapporto molto piano. Nelle sue indagini Priore si trova sempre più in un vicolo cieco. Alla reticenza della NATO, degli eserciti e dei governi si aggiunge la spaventosa serie di morti tra i potenziali testimoni. Tra loro vi è il maresciallo Mario Dettori, un operatore radar della stazione di Poggio Vallone. Nel marzo del 1987 viene trovato impiccato ad un albero. Tutto potrebbe trovare radice in quello che ha visto e praticamente ha raccontato in famiglia. Questa è la ragione per cui questa morte, questo suicidio potrebbe collegarsi alla strage di Ustica. Tra i potenziali testimoni figurano anche i piloti delle Frecce Tricolore, Mario Naldini e Ivo Nutarelli. Come confermato dalla NATO anni più tardi, i due piloti si sarebbero trovati in volo sui loro aerei a poca distanza dal D-19 la sera dell'incidente e avrebbero lanciato per ben due volte l'allarme aereo. Il 28 agosto 1988 i due hanno perso la vita durante uno spettacolo aereo a Rammstein, in Germania. Una settimana dopo, i due piloti avrebbero dovuto testimoniare davanti al giudice Priore sugli avvenimenti del 27 giugno 1980. Un ulteriore contraccolpo nelle indagini sul caso di Ustica. Anche le circostanze dell'incidente di Rammstein sono ancora oggi poco chiare. Adesso cerchiamo di tornare indietro a quell'anno e a quel mese.
All'indomani del 27 giugno, internet non esisteva ancora, non esistevano i cellulari. Tutte le notizie che arrivavano a bordo della Saratoga provenivano dalle fonti ufficiali. Le uniche notizie che ricevevamo erano provenienti da fonti militari. La nave aveva un bollettino di una pagina che veniva pubblicato settimanalmente, Stars and Stripes, che veniva distribuito a tutti. Ma si trattava di informazioni ufficiali approvate dal governo, nulla che si potesse confutare. Dopo il 27 giugno cambiò qualcosa a bordo della portaerei, voglio dire nell'atmosfera generale, c'era più tensione? Un cambiamento ci fu, ma è difficile descriverlo. Ricordo che in plancia c'era un silenzio assoluto. Non era consentito parlare, non potevamo nemmeno berci una tazza di caffè o fumare, non potevamo fare nulla. Certo, ho visto il capitano presente più del solito in plancia, ma anche lui si limitava a svolgere il suo lavoro. Quindi non ha notato nulla di particolare durante la permanenza della nave nel Mediterraneo, nei mesi successivi al 27 giugno e fino alla conclusione della missione. Nulla di importante che lei possa ricordare. C'era un sottufficiale capo che doveva andare in pensione. Questo sottufficiale svolgeva la funzione di capo furiere e gestiva le pratiche degli alti ufficiali. Piloti inclusi? Piloti inclusi, se erano a bordo della nave. Doveva andare in pensione mentre eravamo stazionati a Napoli. Prima che la nave salpasse, avevano disposto che raggiungesse in aereo la base di Sigonella. A Napoli, la sera prima della sua partenza, lui va a terra con 4 o 5 suoi amici che gli avevano organizzato una festa di addio. Mentre esce dal bar e sta per tornare alla nave con i suoi amici, lo derubano e lo accoltellano a morte. Solo lui, mentre gli altri restano illesi. Solo lui. E il rapinatore non viene arrestato? Nessuno sa chi sia stato, si disse un malvivente italiano. Questo è ciò che ricorda? Me lo ricordo, sì. Ricordo che è stato ammazzato. Con il senno di poi io... Ho qualche sospetto anche per la funzione che svolgeva e perché, pur essendo in un gruppo, fu l'unico ad essere aggredito. Che tipo di segreti poteva conoscere? Qualcosa che era stato scritto su un ufficiale che non si doveva sapere, dopo il suo pensionamento e il suo ritorno a casa. Per questo motivo non ne ho mai voluto parlare in passato. Sono cose che accadono. E accadono se c'è qualcuno potenzialmente in grado di rivelare informazioni che il governo non vuole si vengano a sapere. Come dicevo prima, per non far trapelare nulla, la divulgazione di queste notizie viene arginata con ogni mezzo. Si rivela solo lo stretto necessario ai piloti e a coloro che devono essere informati in merito. Non c'è nemmeno bisogno di minacciare gli alti ufficiali. Se hanno una carriera davanti a sé, non vogliono mica rovinarsela, terranno di sicuro la bocca chiusa. Il radar di Poggio Ballone in Toscana guarda verso la Corsica, verso la base aerea francese di Solenzara, e quella sera inquadra un traffico convulso di caccia che atterrano e decollano fin dopo la mezzanotte e vede 2 aerei militari che puntano esattamente verso il cielo di Ustica poco prima dell'esplosione del 19. Ma per oltre 30 anni la posizione ufficiale della Francia è sempre la stessa. Quella base aveva terminato le operazioni alle 5 del pomeriggio. Una bugia colossale che viene smentita quando finalmente alcuni ex militari di Solenzara
vengono messi di fronte ai magistrati della Procura di Roma. No, la